benvenuti o bentornati sul canale di Pietro Grafigna. Siamo qua di nuovo davanti al nostro grandissimo televisore 4K, un 50 pollici di diagonale video. Il modello è il 7400, la serie 7 della Samsung. Bene, come giustamente un caro lettore e un caro iscritto al nostro canale mi ha fatto notare che nel video scorso, dove parlavamo di come impostare il televisore per vedere i canali satellitari tramite la parabola, mi diceva: sì, però non hai detto che occorre la tessera TV-SAT per abilitare i canali che ovviamente con la parabola sono oscurati. Sì, perché con la parabola potremo ricevere i canali dalla piattaforma TV-SAT, Mediaset e Rai, acquistando semplicemente due cose, non tanto semplicemente. Innanzitutto ci vuole la tessera TV-SAT e la tessera TV-SAT andrà inserita nella Cam HD. Ricordatevi che quando acquisterete sia la Cam TV che la tessera dovranno essere ovviamente già 4K HD, visto che ormai quasi tutti i canali trasmettono in tecnica alta qualità video 4K. Bene, quindi occorre comprare la tessera, la TV-SAT, che troverete sulla rete a circa il costo di 50-60 euro, e comprare la Cam TV, che non è altro che uno slot, un case dove andrà ad alloggiare la nostra tessera inserita qua. Sul TV, ovviamente dietro, che poi vedremo nel video, alloggia uno slot. Troveremo uno slot dove proprio andremo a inserire la cam per poter essere vista dal decoder interno. Questo televisore, ricordiamo che ha sia il decoder satellitare integrato e anche il digitale terrestre, quindi non manca niente a questo televisore. Bene, seguite passo per passo questo tutorial, perché poi vi dovrò spiegare come si attiva la carta, perché quando la comprate, quando la acquistate, la tessera non è ancora abilitata, non è attivata. Ci sono due procedure molto molto semplici per attivarla. Una è quella a chiamare il call center tramite il telefono, il call center è un numero della piattaforma TV-SAT, oppure sull'altra collegandosi con il PC, e semplicemente dovrete scrivere i vostri dati, i vostri dati anagrafici, il codice fiscale e ovviamente una cosa molto importante, riportare le 12 cifre, un numero di 12 cifre che sono riportate sulla tessera nuova. Ok? Mi sembra di essere stato abbastanza chiaro. Rimanete con me, andiamo dietro al televisore e vediamo passo per passo cosa bisognerà fare. A dopo! Ecco come si presenta il pannello posteriore della nostra TV Samsung. Il modello è l'UE 500 NU 7004, comunque i Samsung 4K versione 7, la settima serie. Qui abbiamo nel pannello posteriore tutte le varie connessioni, partire dalle USB, ai connettori USB, ai connettori HDMI per l'alta qualità video, e poi abbiamo la rete LAN, l'ingresso RJ45 per collegare, eventualmente non fosse collegato con il wireless senza fili, un cavo LAN per il collegamento a internet. Dopodiché abbiamo i due principali connettori per la ricezione dei canali TV. Questo qua sopra abbiamo il canale, la connessione per l'antenna TV-SAT, per il satellite, per la parabola, e sotto abbiamo il collegamento, quello tradizionale dell'antenna, ma vediamolo meglio. Ecco, forse così si vede molto meglio il cavo coassiale con il suo connettore T per la ricezione dei canali satellitari con parabola, e sotto il cavo tradizionale all'antenna tradizionale per il digitale terrestre. Ok, poi andiamo un po' più a destra. Ecco, qui abbiamo la zona dove dovremo inserire la nostra
La nostra Cam TV Sat, che non è altro che uno slot, un case dove conterrà la scheda, la tessera per abilitare la ricezione dei canali TV Sat. In questo momento non c'è, la troverete così il televisore quando è nuovo. A questo punto dovrete comprare due cose. Ci sarà bisogno di comprare due cose. Comprare la Cam TV Sat, eccola qui, che praticamente è l'alloggiamento, lo slot, il case per ospitare la famosa tessera TV Sat. Ovviamente dovrete comprarla in HD 4K per abilitare ormai tutti i canali che sono trasmessi in alta qualità 4K. Quindi due acquisti che troverete semplicemente in rete. Io l'ho presa su eBay, questa l'ho pagata 60 e questa 50. La CamSat, lo slot, il case per la tessera 60 e la tessera TV Sat l'ho pagata circa 50 euro. Prima di inserire la tessera che si inserirà in questo modo, ok, con la SIM verso di voi, è bene prendere nota di questo numerino qua, di questo codice a 12 cifre, che sarà opportuno anche che ve lo scriviate da parte, lo conservate preziosamente anche nel contenitore dove è arrivata la tessera nuova, perché potrà sempre servire. Ma soprattutto questo numero di 12 cifre serve per attivare la prima volta la scheda, ok, per abilitarla, che si può fare in due modi che poi vi spiegherò: o con il call center, chiamando il call center di TV Sat, oppure con il numero che vedete qua in sovraimpressione, mi sembra di essere in televendita, oppure direttamente online col PC, col computer, collegandosi al sito di TV Sat, ma poi ve lo farò vedere dopo. Ok? Allora, una volta preso nota di queste 12 cifre, inseriamo la tessera in questo modo nel suo slot, ok? In questo modo qua. Vi dico di inserirla già adesso, insieme, già così, perché poi quando la inserite qua dentro c'è poco spazio, rischiate di piegare la tessera. Quindi inseritela all'interno, poi semplicemente nel suo alloggiamento, in fondo, fino a sentire un click. Ecco fatto. La tessera ormai è collegata al decoder, al ricevitore satellitare del nostro TV. Non ci resta che abilitare la carta tramite o call center o via internet. Come già spiegato nello scorso tutorial, per ricevere i canali satellitari e precisamente la piattaforma TV Sat dovremo impostare il nostro televisore con il menu, spostandoci con sopra all'icona TV in diretta. In questo momento è impostato sul digitale terrestre. Con la corona freccia in alto andremo a spostarci, come si può vedere nell'immagine, su elenco canali. Una volta qua sopra clicchiamo OK al centro del tasto del telecomando e ci spostiamo tutto a destra, scendiamo in fondo e clicchiamo l'opzione antenna col simbolo della parabola. Qui avremo tre possibilità, tre scelte di ricezione: antenna, dove adesso è posizionata sul digitale terrestre, oppure satellite, dove troveremo tutti i canali ricevuti dalla parabola, ma noi ci interessa la funzione TV, la piattaforma per essere abilitata alla carta, alla tessera TV Smart, TV Sat. Clicchiamo su TV. Se la carta è stata attivata correttamente, potremo visualizzare tutti i canali di Rai e piattaforma Mediaset, come in questo momento. Questa è la tessera TV Sat Smart, una tessera abilitata per la ricezione dei canali 4K in alta definizione. Nel retro della carta troviamo il codice a 12 cifre che servirà per la registrazione e l'attivazione della tessera. Mentre questo è invece la CamSat, dove dovremo inserire al suo interno la tessera. La Smart Card TV Sat insieme alla Cam HD TV Sat
ci daranno la possibilità di ricevere in chiaro i canali sulla piattaforma Mediaset e Rai. L'attivazione online è molto semplice, basterà digitare l'indirizzo area clienti TVSAT e seguire passo per passo la descrizione dettagliata per l'attivazione. Una volta entrati nel sito troveremo queste indicazioni dove ci spiegheranno l'orientamento dell'antenna e il procedimento per l'attivazione della tessera. È importante prendere il numero delle 12 cifre riportate sul retro della smart car. Ovviamente si consiglia di annotare il numero del libretto di fornitura allegato. Inserite la smart card nel decoder o nella cam. La smart card può essere attivata attraverso appunto o una telefonata oppure direttamente dal sito. Per eseguire l'attivazione della tessera, predisporre il televisore su canale 5 o Rai 1. Se avete scelto l'attivazione online, dovrete sicuramente, per attivare la smart card, è necessario indicare il proprio indirizzo email a cui si riceverà poi l'email per impostare la password. Dovrete cliccare poi sull'iconcina Sei un utente privato. Dopodiché bisogna essere sicuri di aver inserito correttamente la smart card nello slot della cam, dopodiché sintonizzare il televisore su canale 5 o Rai 1. Dopo aver cliccato su Prosegui abbiamo sull'ultima pagina dove ci richiedono i dati anagrafici, il numero della tessera, il codice fiscale, dopodiché dovrebbe, se tutto è andato a buon fine, entro circa 30 minuti avremo la nostra tessera attiva e la visualizzazione del canale. Molto bene ragazzi, spero che sia stato abbastanza chiaro questo video, che abbiate capito con facilità come attivare la tessera TVSAT. Io vi ringrazio per la visione, ma vi ricordo soprattutto di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, uno per essere sempre aggiornati sui miei prossimi video, due per sostenere il mio canale e andare avanti con il lavoro che faccio. Un ringraziamento a tutti voi, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao da Pietro Graffigna.